Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Oggi parleremo rapidamente del servizio telefonico ed internet di Poste. Poste, casa ultraveloce Start. Dunque, il servizio c'è per Fiber to the Home, per Fiber to the Cabinet e per Fiber to the Exchange. Me hanno messo una FFTE, Fiber to the Exchange, che è quella che già avevo precedentemente. Dunque, nella soluzione Start c'è Internet Flat con 100 Mbit al secondo in download e 20 Mbit al secondo in upload. Il router fornito da Poste in uso gratuito. Poi c'è un telefono di Poste, dato anche questo in modo gratuito. Insieme a tutto questo c'è il servizio Chi è, che è fornito di serie, che è gratis, nonché la possibilità di attivare ed usare in modo gratuito una segreteria telefonica per il vostro numero fisso. Chiamate da fisso a fisso a costo zero, chiamate da fisso a mobile a costo zero e chiamate internazionali ovviamente si pagano con fatturazione a te. Il canone mensile è di 23,90 euro, tutto compreso. Per passare a Poste Casa ultra veloce Start mantenendo il proprio numero di telefono, ecco, il primo mese vi offre gratis Poste, specie se mantenete il vostro numero telefonico fisso. C'è però un costo di attivazione di 39 euro che si paga alla prima bolletta utile. Opzionalmente potete anche comprare la formula con una chiavetta USB per avere internet in mobilità per il vostro notebook, ma a me ecco, la cosa non interessava. L'offerta sulla carta è molto vantaggiosa rispetto ad una nota azienda telefonica italo-francese. Il risparmio è concreto di circa 10 euro al mese, ossia almeno 120 euro all'anno, perché ogni anno la nota azienda telefonica italo-francese ritocca sempre i listini al rialzo e differenzia, a differenza, pardon, del prezzo bloccato di Poste Casa. Nonché con Poste Casa si ha il triplo della banda in più, oltre a disporre di un telefono e un router ad uso gratuito ed una segreteria potenzialmente gratuita da utilizzare per il vostro telefono fisso. Mentre il router per la fibra ottica con la nota azienda telefonica italo-francese lo si doveva pagare a noleggio per 4 anni. E poi dal secondo anno poi addirittura è stato anche tolto il Chi è, che era gratuito. E poi è stata ridotta la banda di internet che inizialmente era a 100 megabit, però poi è stata data a 28 megabit e con 2 megabit al secondo in upload, quando in origine al primo anno era 100 megabit in download e 20 megabit in upload. Siamo poi passati dal secondo anno in poi a 28 megabit in download e 2 megabit in upload. Vabbè, come va effettivamente Poste Casa? Dunque, internet è molto fluido e va senza problemi, come potete vedere dalle speed test, i dati sono ottimi, paragonabili praticamente a quelli che la nota azienda italo-francese mi aveva offerto quando passai alla Fiber to the Exchange FFTE al primo anno, 100 megabit in download e praticamente 20 megabit in upload. Non sono però tutte rose e fiori, ecco, il passaggio verso Poste Casa è stato molto 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 lento, ci ha voluto circa un mese. A dire la verità non per Poste, ma per la lentezza dell'altro operatore. Mi è toccato ad esempio stare un mese senza traffico voce su linea fissa che mi è stata disattivata. Ho dovuto usare il cellulare per il traffico voce. Sono venuti due tecnici molto gentili e competenti. Il primo dopo 10 giorni dall'acquisto ha attivato il servizio internet di Poste ultraveloce con la FFTE che già avevo. Poi ha configurato il router. Il router, diciamo, è arrivato a casa mia dopo 4 giorni dall'attivazione di Poste che ho, diciamo, che ho comprato presso l'ufficio postale. Però c'è da dire che di mezzo c'è stata la festa pasquale, quindi niente da dire. Dopo un mese poi è giunto il secondo tecnico che ha portato il telefono di Poste e ha attivato la linea telefonica per il traffico voce, attivando un numero telefonico temporaneo di Poste, che poi però è stato sostituito finalmente con il mio numero telefonico.
Vale la pena di passare a Postecassa Start? Secondo me sì, si risparmia al regime 10 euro al mese, che poi in un anno si trasformano in qualcosa di più di 120 euro all'anno. Dato che il noto utente telefono, il noto, diciamo, carrier telefonico italo-francese solitamente tende a ritoccare i listini verso l'alto, a differenza di Postecassa che ha il listino bloccato. Inoltre, con Postecassa Start si ha in uso gratuito un router e un telefono, appunto, che vengono forniti gratuitamente, mentre l'altro gestore non fornisce niente, anzi il router era, diciamo, a noleggio per i primi 4 anni. Ecco, questa è stata più o meno la mia esperienza e la mia opinione per quanto riguarda Postecassa Start FFTE. Io lo consiglio vivamente perché è conveniente economicamente, c'è internet, c'è un sacco di servizi, c'è in uso gratuito il router e quanto un telefono, quindi è un'offerta davvero vantaggiosa. Ecco, questa è la mia opinione, voi siete liberi di pensarla in modo diverso. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.